Birra Parnei, appresenaio in Cadore. Ma da dove nasce l'idea? L'idea nasce da due amici, Luca e Davide, che hanno voluto cercare di fare qualcosa di diverso che non siano le solite cose che si fanno nella Val Comelico, dall'artigianato qualunque a imprese edili, occhiali soprattutto, e quindi abbiamo cercato di diversificare in questo modo, di creare questa nuova attività, visto e considerato che insomma ai nostri compaesani del Comelico piace bere la birra, nonché piace anche a noi. Qual è la vera differenza fra una birra artigianale e una birra industriale? Ma diciamo che la differenza principale è che la birra artigianale non è pastorizzata e solitamente non è filtrata, e quindi diciamo che il gusto ne guadagna. Quanta birra riuscite a produrre in un mese? Ma in un mese possiamo riuscire a produrre circa 1500 litri di birra quando siamo a regime con l'impianto. Chiaro che sarebbe il nostro sogno produrla tutto l'anno. 1500 litri che equivalgono a quante bottiglie? Ma sono circa 3000 bottiglie da mezzo litro, chiaramente, perché è il nostro formato unico che facciamo in questo momento. Ecco, oltre alle bottiglie vendete birra anche in fusti per esercizi commerciali, pizzerie, bar? Certo, vendiamo questi fusti da 10 litri, da 20 litri, anche per qualsiasi persona che vuole fare una festa, che vuole avere una birra un po' diversa dal solito, può chiaramente telefonarci, chiamarci e venire a prendere un fusto, gli possiamo dare anche una spinetta caduta e quindi non c'è nessun problema. Ecco. Dove vendete la vostra birra? Qual è la zona in cui la vendete? Ma generalmente la stiamo vendendo qui un po' in Comelico, di Santo Stefano, qui a Presenaio, abbiamo trovato qualche posto a Belluno, a Lungarone, abbiamo un buon rivenditore a Venezia, e niente, uno a Padova, sì, uno a Verona, e stiamo cercando un po' di uscire da queste zone che purtroppo pensavamo riuscissimo a entrare un po' di più, ecco, nel mercato. Non ci serve tantissimo, ma quel po' che ci basta per andare avanti. Ecco, quindi l'appello è soprattutto ai residenti: consumate birra artigianale. Beh, certo, soprattutto magari ai gestori di qualche ambiente che vuole provare ad averla, insomma. Io chiedo tante volte che sarebbe bello che potessero provare, poi se non si trovano è chiaro che fanno sempre tempo a cambiare. Birra Parnei, cosa vuol dire questo nome? Parnei, come abbiamo fatto anche sulle nostre etichette, vuol dire Parnei, vorrebbe dire per noi, però è anche il nome in dialetto del nostro di Presenaio, dove viene prodotta la birra. Quindi è un forte attaccamento alle vostre radici? Beh, sicuramente, amo queste montagne, amo questi posti, amo il Comelico e spero insomma di poter ingrandirmi e di riuscire a continuare con questa attività. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei.